Ragazzi, sono scioccatissimo. E penso che pure tu sei scioccato. Non ci siamo proprio. Non c'hai parole? Te credo. Stiamo parlando di The Walking Dead. Parleremo della serie. Abbiamo appena visto la prima puntata della settima serie in anteprima, ma non faremo alcuno spoiler. No, E non ci questo è avrebbe importante senso. dirlo perché la puntata vera e propria esce questa sera. Noi perché siamo dei bravi ragazzi ci hanno regalato la puntata in anteprima. No, non è No. vero. Sta in anteprima, ragazzi, sottotitolata. Chi l'ha registrata ieri sera, anzi stanotte. Stanotte. Stanotte l'ha potuta vedere senza problemi. Quindi, insomma. Vabbè, comunque, facciamo partire la sigla. Facciamo E partire la sigla e parliamo un pochino poi di The si Walking parla. Dead. Esatto. Vai. Mannaggia la pupazza! Porca troia, direi. Bella a tutti dal Ciao a tutti Gabbone! ragazzi, ben ritrovati. Ecco, questo lo stavamo aspettando. Sei proprio scioccato, forse anche peggio di me. Ma guarda, io non me l'aspettavo. No, manco io. Non vi diciamo quello che è Allora, non successo. diciamo quello che è successo. Assolutamente Facciamo no. una piccola premessa. Facciamo un piccolo preambolo. Innanzitutto, Sì. di che cos'è The Walking Dead? Perché magari qualcuno non lo ha mai visto. E in Allora, quel caso consigliamo di andarlo a guardare perché è una serie innanzitutto. televisiva veramente cool. Innanzitutto vi consigliamo di andarla a vedere. Ascolterete questa cosa che diciamo adesso e poi stoppate il video. Ecco. Perché se no, cioè, non Per voglia, chi non, non l'ha per vista, chi per chi non non l'ha l'ha vista, vista. ecco, non faremo Ok. spoiler di nessuno genere, però stoppatevi. Vai. Quindi, The Walking Dead è una serie televisiva nella quale si racconta un'epidemia zombie, per In farla generale. esatto. Alla Resident Evil, praticamente, perché quello è praticamente Sì, il discorso. esatto, nel quale il protagonista si chiama Rick, Grimes, Rick se proprio Grimes. vogliamo dire le cose come stanno. Si risveglia in un letto d'ospedale e praticamente comincia a vedere che qualcosa non quadra e appunto c'ha a che fare con questa epidemia zombie e quindi poi faranno vedere tutte le stagioni come si susseguiranno tutti gli avvenimenti, come sopravvivono, eccetera, Come eccetera. vivono, come si comportano davanti agli zombie, ci saranno persone cattive che cercheranno di impossessarsi di quel poco che hanno gli E altri, poi insomma lo vedete ovviamente. voi. Quindi, oltre insomma ai zombie, ci stanno pure i testa de cazzo. Se lo di testa de cazzo sul Certo. canale nostro, penso che l'avremmo detto 6 milioni di volte. Quindi, ci Sì, avremmo sì, sì, il sì, sì. Guinness World Record. Ok. E Ok? E quindi, quindi. dicevamo, per chi non avesse visto la serie, l'andasse a guardare, fermatevi qua. Per chi invece l'ha vista, la sesta stagione si era conclusa con Negan, il nuovo entrato, insomma, che Quel se ne testa di cazzo parlava. che in realtà diciamo che è stato provocato proprio dai nostri eroi. In un Oddio. certo senso provocato. Ma Hai sì, fatto un diciamo. capo. Non lo so, ogni tanto mi si Le sistema la parrucca, piattole. me la devo sistemare, no, Le la parrucca. piattole, ok. E quindi è subentrato Negan, aveva radunato tutti in cerchio, Hanno fatto diciamo, l'imboscata per. Sì, ai nostri eroi. gli avevano fatto un'imboscata e li stavano per ammazzare. Ecco, stavano a cercare qualcuno da ammazzare. Esatto, sì, perché finisce la puntata, l'ultima della sesta stagione, con lui praticamente che fa partire una mazzata a qualcuno e non si E sapeva non si chi capisce. fosse, ma soprattutto non si capisce se veramente ha ammazzato qualcuno, se magari l'ha solo reso in fin de Tramortito, vita o cavoli vari. Noi vi diciamo che siamo rimasti altamente sconvolti, perché voi quando stasera vedrete la puntata. si capisce come se l'ha ammazzato qualcuno. Se capisce come Lo quello fanno che è vedere. successo, noi non vi diciamo nulla, sì, perché magari uno può pensare, dice no, non fanno vedere È niente. una cosa che proprio non riuscirete neanche lontanamente a immaginare. No, perché poi dopo il danno arriva anche una beffa Esatto. e basta. E non aggiungo altro, non è uno spoiler perché non ho detto niente in Stiamo a pratica. di tutto e stiamo a di E poi niente. dopo la beffa, c'è la beffa! Perché poi sì, c'è sta pure quella cosa brutta, mamma mia. A un certo punto vai a cagare sotto. Sì, Ma tanto, per tanto, tanto. fortuna che io portavo il pannolone, quello Tenaleti, quello da adulti, che è da donna, però va bene anche per l'uomo. Ci Facciamo un sta po' pure di pubblicità. Tenamen. Ecco, il Tenamen, bravo, io quello portavo, quello che assorbe e rilascia odori. Ecco. E così mi sono salvato perché stavo sul letto, avrei fatto veramente un 48 Mamma mia. sul letto. Mo comunque, merda a parte. Merda a parte, ragazzi, preparate i pannoloni. ││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 
Sì, preparati i pandoloni, perché cioè, è proprio... succede veramente il finimondo se sono superati. Devo dire la verità, se sono la superati. Prima puntata, guarda, in genere le prime puntate di The Walking Dead sono sempre molto stravolgenti. Sì. Però questa in particolare cambierà veramente il corso di tutta la storia. Questa, mamma mia, secondo è stata brutta. Secondo me sì. Molti di voi sicuramente l'avranno visto, ragazzi. Non spoilerate nei commenti. Raga, per favore, mi raccomando, perlomeno fino a stasera, fino alle 23. Poi, una volta che la puntata è uscita, sì, dite quello che preparate. Alle 22, perché dura un'ora. Comincia alle 9. Sì, comincia alle 9, però magari chi se lo vede con un'ora di ritardo, esatto, ho messo un po' di time lapse, vabbè, insomma, di jet lag, qua cosa là, non so come si dice. Non spoilerate, punto. Assolutamente. Per favore. Se volete nuovi video sì, di questo tipo, secondo me dobbiamo raggiungere almeno 300 like, ragazzi. Secondo me dai. Sì. Sì, vanno bene 300 like, ragazzi. Possiamo fare o i video reaction su The Walking Dead ogni volta che esce una puntata, su qualcosa che succede, oppure possiamo apertamente parlare o col no spoiler, oppure possiamo pure spoilerare la puntata e di quello che è successo e commentarlo insieme. Certo. Fatecelo sapere voi nei commenti. Intanto, se arrivano 300 like, questa sarà una nuova serie che continuerà su questo canale, ma la vogliamo portare anche su altre serie televisive, perché no, a noi ci piace, perché siamo veramente appassionati di tante serie, ok? Assolutamente, ragazzi. Va bene? Va bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro su quello che è successo? Guarda, io non no, c'ho... non c'è niente da aggiungere. Guardate, stasera ce la rivediamo, perché noi l'abbiamo vista coi sottotitoli. Comunque ti dico la verità, è guardarla meglio coi sottotitoli, con l'audio bella originale, è molto un'altra più cosa, non c'è è niente molto più bella, anche se le voci dei doppiatori di The Walking Dead Italia rendono bene. Sono veramente fatte bene. Rendono però molto bene. Ragazzi, stessa vi cosa... consigliamo di vederle in lingua originale. Io la stessa cosa la consiglio per Il Trono di Spade. Perché io ho visto l'ultima stagione in lingua originale sottotitolata. Per farle infame vederla prima, no? Ovvio. Ecco. Come abbiamo fatto adesso per The Walking Dead, d'altronde. E rende molto molto meglio. Vero. Ma tanto tanto meglio. Anche se le voci dei doppiatori italiani sono fatte molto bene. Assolutamente, però alcune guardarla... ci assomigliano proprio tanto. Guardarle in lingua originale è un'altra cosa. Ti piace la lingua originale? Sì. Quella proprio preimpostata, sì, quella sì, proprio sì, quella a spalmo. Vabbè, raga, quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Dopo sta cazzata puoi chiudere. Sì, meglio che chiudiamo. Fai bene, fai e lasciamo bene i nostri cari fans a fa quello che vogliono. A fa quello che vogliono. Fate quello che senza vi pare. Senti sto cretino. Guardatevi The Walking Dead stasera, però, perché se non avete visto le stagioni non lo guardate. Cioè, guardatevi la prima. Non cominciare dalla settima, raga. No, no, assolutamente. Non c'avrebbe senso. Va bene. Ciao ragazzi. Buonanotte, no, che cazzo che... No, è abbastanza buongiorno presto, buon pomeriggio. Ciao. Bella.